ritrovatissimo Minecraft. Allora, sì, oggi vedremo 23 costruzioni diverse che potranno aiutare sia noi sia voi nella vanilla. Perché qui è un salvataggio tipo di un bel po' di anni fa. Esatto. Però tipo il creatore della mappa, anzi del salvataggio, ha costruito 23 costruzioni diverse. Esatto. Sono dei modelli di progetti, per esempio chiesa, casa normale. Sono più cose medievali, sì, pensateci. Però nonostante ciò potete pensare che la vanilla comunque fa delle costruzioni medievali, sì, non è che fate i grattacieli. Esatto. Quindi è veramente veramente interessante come progetto. Allora io direi di guardare già subito, sì, questo. Ovviamente ragazzi faremo tipo un volo d'aquila perché sì, non vedere andiamo le 23 a... in dettagliamente, esatto, è impossibile. Quindi allora, nel questo... caso vi metteremo il download nella descrizione. Sì, 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 assolutamente. Se non ve lo mettiamo ragazzi ricordatecelo perché magari è possibile che essendo ce ne che è un video che abbiamo fatto un po' prima del, esatto, giorno in cui lo pubblichiamo. Sì, 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 sì. Comunque questo per esempio dovrebbe essere, se non sbaglio, l'ingresso per la città, tipo la... Infatti, il cancello, ecco, che è fatto. Quindi figo. Due torri, ci due sta, torri, mattoni, magari io avrei utilizzato cobblestone, magari, ecco, o mattoni di pietra, insomma, ma lui ha, sì, fatto principalmente le costruzioni in mattoni, ragazzi. Però e ci niente, sta, ci sta. Alto, c'è di tutto, scusate, ovviamente. Scusate, rompo per uscire. Ovviamente non è arredato perché solamente l'idea di costruzione, non stiamo parlando anche, infatti, di arredamento, però per la costruzione ci sta benissimo. Ok, allora andiamo poi in questa. Questo potrebbe essere anche un centro città, effettivamente. Esatto, un municipio, una libreria, sia, sì, biblioteca, una roba del genere. Ok, molto molto semplice, come mi ricorda base anche il municipio. Esatto, nostro, per però questo da fuori dici che è un municipio perché, sì, c'è il pezzo davanti, esatto, con il laterale, molto semplice. Vabbè, per il resto ve la renderete voi nel caso, sì, con una cattedra, o scrivania, qualcosa, ecco, c'erano solo librerie. Oh, questo è interessante, è una questo stalla. Sì. Interessante l'uso appunto della sabbia delle anime. Oh, bello, bello. E su? Bello. Ah, su non c'è niente, vero? Non c'è no, niente, è solo però alto mi piace e basta. Proprio l'altezza e la forma. No, la forma è carina, bello, perché è proprio quella da stalla. Cancelletti. Sì, 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 bello, bello. Di dimensioni non è esagerato. Qui invece cosa abbiamo? Questo sembra quello per le mucche in ma cui cosa si mette da mangiare. Ah no, è un bancone, è madonna. Un bancone, io pensavo fosse no, quello per metterci le, sì, mucche dentro e darle il grano. Sì, è un bancone da mercato, mi, esatto, sa. Esatto. Ok. Poi vediamo. Ah, questa è l'ultima, quindi perfetto. Così sappiamo in che direzione, esatto, andare. Questa è una casa. Una casa, ma che figa. Oddio, mi ricordo una delle nostre. È vero, è vero, è vero. Oddio, è vero, che bello. L'albero, okay, l'albero... figo. Vabbè. Però bella l'entrata con le foglie. Ok, caminetto, il che ci sta. Lì è tavolo coi con pistoli, sì. Insomma, sì, vabbè, l'ha pure arredato, quindi dobbiamo pure iniziare. Ah, qua è un po' incasinato. Sì, un po' incasinato. Ah, è due camere, due camere, wow. Vabbè, non ci avrei pensato. Ah, no, aspetta. Qui un'altra camera, wow, vabbè, ma questo è quello per... Sgabuzzino, cioè, raga. Ok, allora, torniamo nella nostra via. Ah, queste sono quelle che abbiamo visto. Lì c'è la torre. Questa è la torre di osservazioni. Esatto, queste sono belle tipo da fare come il cancello. Poi sì, fai il muro, colleghi con, sì, le, infatti, torri. Ok, qui abbiamo un'altra casetta, come si può vedere. Sì, molto molto semplice. Mi piace il fatto che sia uno di quelli che costruisce tante stanze, vedi? Questa cosa sei? Questa mi sa che è tipo questo, uno sgabuzzino. Un camerino, uno sgabuzzino, in insomma cui qua... è la classica idea appunto della farm. Ok, ci sta, ci sta. Poi qui abbiamo un'altra qui casetta, un'altra ragazzi. Casetta. Non entriamo, la vediamo semplicemente anche da fuori. Anche perché è vuota. Sì, vabbè, carino perché classica, c'è qualcosa. Classica come anche... Oh mio Dio, ma cosa stavo facendo, raga? Ma avete visto? Poi gli spasmi. E... Oddio. Ah, non è una casa. Ah, tipo cisterna, una roba del è genere. Tipo una... Sì, una birreria o come si chiama? Quelle, sì, lì dove si mette l'acqua. Esatto. Boh, non lo so. Ok. O dicecelo voi cos'è perché non... Va non bene. Non questo cos'è? Un ascensore? No. Non c'è scritto. Beh, sicuramente boh, c'ha il suo perché. C'ha il suo... Ah, oh, questo, bello. Questo è il mulino. Sì, come l'avevi fatta tipo anche te. Sì, che non era venuto. Sì, sì, esatto. Qui sicuramente meglio. Ok, qui, piccolo, vabbè, okay, zona sotto, insomma. Sì, il mulino con la ruota che, vabbè, la ruota l'ha fatta come ha potuto. Ok, avrei messo magari della staccionata. A parte, okay, che non puoi scendere, infatti. Gentilissimo, bene. Poi, vediamo quella qui davanti. Ah, è tipo un magazzino. Esatto, questo è un magazzino per le risorse. Ma bello, ci sta a farlo aperto. Non ci abbiamo mai pensato, non abbiamo mai fatto. In guarda effetti, che idea geniale. Ci metti i blocchi dentro, sì, piuttosto che le ceste. Le metti bello diretto e fa un bel effetto. Di nuovo una cosa. No, ma queste sono le cose da cui siamo venuti. Dobbiamo andare dietro. Ah, scusate. Sì.
Diciamo, l'ho già visto. Bella questa. Questa è una casa? Sì. Fighissima, raga. Questa è bella. Bella, bella. L'ingresso bella. Qui sul terrazzino e poi casa. Ok, camerette, ok, perfetto. Poi. Qui è un'altra andiamo casa. Un attimo più velocemente. Oh, aspetta, c'è scritto il pub. Beh. Bello. Raga. Comandi. Ok, va bene, a posto. Bene. Allora, possiamo proseguire. Vabbè, sì. Carino. Mancano i tavoli. Ma noi abbiamo fatto il pub. Abbiamo fatto la taverna sotterranea, l'aria, vuoi mettere. Sto andando, no. No. Ogni volta mi sbaglio. Attenzione. Okay. Questa, cos'è? Wow, interessante come è entrata. È un ippodromo. Ah, mi sa che è tipo il fabbro. Il fabbro? Sì, bello. Ma cosa serve tutta sta roba? Ah, mi sa che è tipo per fare la coda. Oh, cos'è? Bello. Non pensavo vendessero così tanto nel va bene. Oh, questo non l'abbiamo mai fatto. Qui è per il taglialegna. E quelli sono tipo i tronchi. Sì, questa è la casa della capanna del taglialegna. Questi sono i tronchi che vengono tenuti. Tra l'altro i tronchi avrebbe dovuto mettere in orizzontale, non in verticale. Ma lascialo stare, intanto lui l'ha fatto, noi no. Sì, esatto, qui ha fatto il caminetto con le ragnatele. Ok, qui si questa entra. È una casetta molto oddio, piccole. Ho visto lì più avanti sì, cose sì, ed che... è, wow. Ok, casa questa... normale, ragazzi. La guardiamo un attimo dall'esterno, vabbè. Caminetto, insomma, il solito, arredata. Sì. Magari non era neanche una poi, casa. Ah, so. Questa è la chiesa, perché c'è la croce, esatto. Raga. Esatto. Oh, bella. Assomiglia bella. Alla nostra, Lari. Sì, 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 però mi piace la croce, come l'ha fatta qui. Sì, dici, aspetta la nostra. Tra l'altro l'entrata, duro. Raga, dov'è? Ah, qua, è dal cimitero, bellissimo. Vabbè, ci sta. Come l'idea così, veramente. Piccolino. Sì, ci sta tantissimo, mi piace. Poi, questa l'abbiamo vista, sì. Sì. Queste sono altre casette, tutte di no, questa non è una casetta dalla forma, cioè dai, mi sembra strana. Infatti, oh, un altro magazzino. Sì, mi piace. Ma molto figo. Questo è più magazzino per robe alimentari, sì, quello è vero, era per roba... minerali. Esatto, bello. Questo invece per altro. Ok, questa tipo sembra una torre. Questa è la torre banditi, del mago. Non lo questa so. È la torre dei ladri, la torre del mago. Wow, sale. Che figata! Mi piace, bello, mi piace tantissimo. Guarda qua, c'è un livello nascosto. Scendi, ok. Ok, bello. Oddio. Sì, l'inventario wow. È un po'. No, oh, vabbè, bella. Giù. Però ti sei dimenticata una casa prima dell'ultimo mulino, che è quella. Scusate. Sì, questa che. Mi sa che anche questa c'è la sì, sua. È una casa normale, insomma, però carina. Oddio, che bello, non ho letto. Non ci ho mai pensato. Neanch'io, mi sento veramente da ragazzi, schifo. mi sento impedito. Bella, bellissima. E qui, e qui la bomba finale. Assomiglia un po' al nostro, sì, eh. Sì, mi piacciono tantissimo le... Le pale, ecco, esatto. E veramente ciccione. Oh. Caspita. Che figo. È un mulino d'acqua. Oh mio Dio, raga. No, che roba. Bello. Vabbè, ma è fighissimo. Spettacolo. Apro così. No. Esci. Oh. Wow. Bene, ragazzi, le abbiamo viste tutte 23 costruzioni. Sono 23 costruzioni che, tra l'altro, siamo sinceri, probabilmente prenderemo anche noi spunto da queste. Sì, per è le vero. Prossime costruzioni. Perché veramente geniali alcune. Questa... Non so. Ah, è un gettatore di qualcosa. Ah, ok. Si diverte, si annoiava sì, e non cosa vabbè. Fare. Sì, ne prenderemo anche noi spunto perché ci sono certe cose, piccolissimi dettagli che sono veramente fantastici, come quel letto, sì. Come questi tronchi, il magazzino aperto. Che i tronchi sono una cosa vecchissima. Sì, l'abbiamo fatte molti altri, solo che noi non ci abbiamo mai pensato. Comunque sì. Ragazzi, speriamo che questo video di idee vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Ricordati di un like, di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.